Clapa, clapa, clapa. Perché però deve essere così buggato sto coso? Beh. Ah, come? Un po' buggato. Si è buggato, buggato. Sì, alle arti. Ma... mi dice sempre che c'ho una cosa da mettere agli adesivi. Però non va da nessuna parte. Cioè, alle armi quelle di... coso, di Vanguard. È tutto buggato. Ah, sono buggate le immagini. Capito? Ma fanno cacare, porco dio. Porco dio. Perché cazzo non aggiustano sto gioco de merda? Dato che la matriarca paga i soldi per giocarci. Matriarca, e anche tu pagate i soldi. Che mi sono comprato i giochi quelli con la storia, mica l'ho shoppato. Ah no, giusto, scusa, mi stavo sbagliando, mi sono sbagliato. Che stavo intendevo il plus io, ma giustamente Warzone non serve il plus. Ah, Warzone. Warzone. Call of Duty Warzone. Call of Duty PUBG. Eh? Call of Duty PUBG. Dovevamo giocare a PUBG una volta. Oh, Call of Duty PUBG. Lo so, capra, io ho scaricato, ce l'ho scaricato. Sta là. Prima o poi. Saranno usciti. Li vedi i video degli indiani? Degli indiani che fanno Call of Duty PUBG. Blackberry o Samsung? Blackberry. Blackberry or Apple? Blackberry. Blackberry or... Blackberry or... Nokia, Blackberry, Blackberry o Acer, Blackberry, Blackberry Motorola, Motorola, Blackberry ortaggio, ortaggio. Oh, oggi ho scritto all'ortaggio, gli ho detto se lo zio si era lamentato di danni e robe varie a Pasquetta, non si è lamentato di niente, oh. Ah, abbiamo avuto una pasquetta pulita, linda, pulita, senza cacature di cazzo all'inizio e soprattutto senza cacature di cazzo alla fine, a quanto pare. Perché di solito all'inizio e alla fine esce qualche problema, no? Tipo ieri quei coglioni, cioè a pasquetta hanno lasciato acceso, hanno levato la roba dal forno e l'hanno lasciato acceso e si è squagliata la guarnizione. No. E l'ortaggio già era morto praticamente. Appena visto quella cosa io l'ho visto morire. Ho visto l'anima abbandonare il suo corpo. Ne pensa l'ortaggio di te. E a quanto pare? Oh, ma Christopher, devi vedere come cazzo si è messo a rimettere a posto tutti i danni a fine giornata. Quello lo zio gli avrà detto. Quello lo zio secondo me gli ha detto o rimetti a posto tutta la roba, o se no non ci vieni più qua a fare le cose. Oh, Cri, c'era in mezzo al campo, al giardino dello zio, avevamo fatto un casino, lasciato roba. Porco Dio, si è messo di notte a recuperare tutte le cose. Ha passato lo straccio dappertutto. Pure tutta la notte, la sera. Ha pulito. Ha pulito tutta la casa con lo straccio, pure ha passato la scopa, lo straccio, devi vedere come si è messo a pulire. Sembrava un altro uomo, sembrava. Poi gli ho detto sei un cazzone. Poi io mi sono messo a dargli una mano e mi ha detto lo straccio. Ah, c'hai paura di mio salvoci abbassato. Zio. Dio, che brutta che è la porca madonna. Mi ha fatto a me, ti hai paura di zio, me? Perché pensavo, stavo cioè, quasi divertito, certo che tenga paura pure tu mi sembra, però. Oddio, però c'ha paura. C'ha la madonna, voglio... Ti si assetta anguglia che la t'accide. Porco dio, oh, ma Cri, ma mo a parte gli scherzi, ma che è rossa propria, eh? È proprio grossa! Non ce l'ho pure. Porco dio, una cosa spaventosa!
È rossa propria, grossa, grossa, cioè, è proprio cicciona, testa cicciona. Porco Vero. Dio, non come l'ortaggio che dice un po' ciccione, no? Quella è cicciona, peste cicciona. Ma che è una Porca Madonna, io BBV. non me l'aspettavo fosse così. Sì, esatto, perché io la seguivo, non mi ricordo su Facebook o dove la Sì, su seguivo, Facebook. e metteva le foto. Beh, E ovviamente. non sembrava proprio così, capì? Non Sì. sembrava. Porco Dio, quando l'ho vista l'altro giorno ho detto wow! Che se l'hai Comunque. magnata quella della foto? O se la matriarca non arriva iniziamo a giocare. Black Gamer, meno male che non ci sta Black Gamer. Black Gamer! Quel microfono a rompicoglioni, porco Dio. Mi dà un fastidio quel coso ogni volta che entra. Oh, parli e si sente tre volte se sei. Quindi l'ortaggio c'aveva paura d'Ozio. E io pure veramente. Porco Dio, ci ha minacciato. Ha detto chiaro e tondo quando è venuto, ha detto Pagliù, i conosce a te e a nipote, mi ha detto. Quindi se succede qualcosa la mazzata ve la chiappate tu e nipote. E io gli ho detto, non fa una piega il tuo ragionamento. Vedremo di non far succedere nulla. No, perché che poi quello mi tira veramente, capì? Non è che lo dice per pazziare. Quello se gli gira il cazzo che ci deve menare, ci mena. Pazzo, eh. Pazzo c'è un buccioletto. E a mattina una minaccia di quelle di becchi. C'era Giuseppe Pesce, ascolta, è arrivato Giuseppe Pesce la mattina, no? È arrivato sul suo scooterone a fare il suo giro, eh? A un certo punto è venuto da me e mi ha fatto giù. Fatto giù, vamma a togliere una birra, ya. Quello figlio da. Se no ci ha già messo a combattere con figlia, mi ha fatto. Vamma a togliere una birra, non ce lo fa vedere però, oggi dicendo niente. Gli ho portato una birra, oh, una Peroni grande, le ho portato, Christopher. Gli ho portato una Peroni grande, porco Dio, se l'è scolata in 3 secondi, Vaglio, eh. Ha fatto un sorso, ne sorso hai fatto. Mannaggia Dio, la Peroni grande se l'è fatta tutta alla calata, se l'è fatta. Siamo davanti a un esperto. A un uomo di cultura. Proprio il padre dell'ortaggio. Quello Giuseppe. Non so se tu lo sai, ma quello beve, Sì, poi tu mangi beve, eh. tutto Padre buono. dell'ortaggio. Padre dell'ortaggio era un amato perché beve come un assassino. Quello quando è venuto a scroccare la birra a me se ne era già bevute due, mi ha detto. Quindi erano le 11 della mattina. Pur di tu. Vabbè, Mariacca dovrebbe arrivare tra poco. Ah, come? Ma l'hai scritto? Mariacca ha scritto, sa fa la copia. Ah, c'è Alessio Lombi. Panzerfaust.
giusto, Rebirth di ferro. Rebirth? Di ferro. Ah, tipo le prove di ferro. Malloppo Rebirth? Sì, quello l'avevo visto. Prove di ferro, eh? Prove di ferro si potrebbe provare poi, eh? Che noi alle prove di ferro andavamo forte, ti ricordi? Oh, mi ricordo. Il Battle Royale, il Battle... Ti ricordi l'unico Battle Royale che facemmo prove di ferro? Mamma mia! Cree! 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 L'Inter sta patria zero! L'Inter sta patria zero col Milan! Col Milan adesso vado a sfotterallo, vado a sfottene, aspetta. Ah, 3-0, Vabbè, anche la coppa. La coppa. Little Ortage. Quel figliaccio da puttana, porco dio, voglio l'altra sera, ma ho dovuto fare un cazzato per forza. Questa non me la scorderò mai.